Il tema della sostenibilità per il Buonarroti è sempre stato uno dei punti d'attenzione, di forte attenzione. Peraltro, essendo un istituto tecnico-tecnologico, ci sono già veramente tutte le premesse per poter anche, cogliendo lo stimolo degli studenti, mettere a frutto queste opportunità di sensibilizzazione, proprio perché anche le competenze tecnico-scientifiche contribuiscono al raggiungimento di anche obiettivi e progettualità che vanno in questa direzione. I ragazzi sono davvero molto coinvolti su questi temi, li sentono come loro alta priorità, per cui credo che la scuola abbia come compito fondamentale accompagnarli e sostenerli in questo percorso. Noi abbiamo moltissimi progetti che vanno in questa direzione, con Coster, uno degli ultimi attivati, e abbiamo avuto addirittura una settimana, l'abbiamo chiamata Academy on Sustainability, proprio perché i ragazzi si sono, provenienti peraltro dai vari indirizzi dell'istituto. Ci tengo a precisare che abbiamo chimici, informatici, elettrotecnici, tecnici in automazione, meccatronici, CAT, quindi costruzione ambiente e territorio, quindi una pluralità anche di prospettive e di visioni che sono tutte particolarmente efficaci e utili nella loro sinergia. Con Coster i ragazzi hanno fatto una settimana intera di approfondimento su questi temi. Per noi in particolare diciamo così, che l'economia circolare diventa uno dei temi fondanti del nostro fare quotidiano. È qualificante proprio il percorso di studi, per cui gli energetici per loro parte, ma i chimici per l'altra, gli informatici che sono trasversali perché competono in maniera molto interessante nell'analisi dei dati e così via. Quindi direi che sono tutti temi che per noi sono particolarmente preziosi perché aiutano nel raggiungimento dell'obiettivo, che è un obiettivo alto di cittadinanza. Siamo un istituto tecnico che mira a sviluppare un umanesimo tecnologico, per cui non possiamo mai perdere di vista questo alto obiettivo, che è quello appunto di far crescere i cittadini. I nostri studenti ci danno stimoli continui in questa direzione, quindi si tratta veramente di coglierli e di accompagnarli, poi il resto lo fanno loro.